Allora, direttore, buonasera e benvenuto su Faninforma Web TG. Grazie per collegarsi con noi e parlarci un po' di questa edizione che possiamo definire sicuramente anomala di passaggi, anche se l'anno scorso già c'era stato un assaggio di questa metodica tutta condizionata dal Covid. Eh sì, adesso naturalmente è anche imbarazzante ora fare previsioni, quindi bisogna anche essere cauti da questo punto di vista. Quello che però vorrei dire è che se riusciamo, come penso, come credo, come spero, a fare un'edizione quanto più possibile vicina a quella a cui eravamo abituati, quindi con la grande partecipazione di massa e anche l'intenso calendario di eventi, sarà secondo me particolarmente importante. Questo perché? Perché in questo momento, dentro la pandemia che stiamo vivendo, uscendo come speriamo dalla pandemia, noi avremo molto bisogno di due cose: di idee nuove, di idee capaci di dare forma intanto all'esperienza che abbiamo vissuto e al mondo trasformato che avremo di fronte, quindi di idee e di condivisione, cioè di momenti nei quali recupereremo quella forma di socialità che molto ci è mancata in questo anno. E quindi da questo punto di vista forse sarà anche un'edizione anomala, sarà sicuramente un'edizione eccezionale, nel senso che posso dire non ci sarà mai stata, non c'è mai stata un'edizione così importante da questo punto di vista, proprio quello di far circolare le idee e di mettere insieme le persone. In fondo questo hanno sempre fatto i festival, e il passaggio a Fano lo ha fatto in modo molto particolare perché ha lavorato su una comunità, su una città, su dei luoghi della città di Fano molto interessanti. Lo hanno fatto sempre i festival, quest'anno lo dobbiamo fare in modo consapevole. Cioè noi sapremo, noi che stiamo lavorando all'organizzazione e spero anche le persone che parteciperanno al festival, stiamo facendo qualcosa di più del solito, stiamo facendo qualcosa che è anche un'azione all'altezza dei tempi o in reazione ai tempi che stiamo vivendo. Possiamo dire che il festival batte il Covid 1-0, lo possiamo dire, visto come... Io preferisco, guarda, anche come tifoso di calcio non farei mai un'affermazione Mai una del genere. frase così. Ieri degli amici juventini, è inutile dirvi cosa mi hanno detto e cosa è successo. Quindi, anche come tifoso di calcio, sono juventino, preferisco mai prevedere neanche. E poi perché, guarda, sì, capisco naturalmente la battuta, e anzi apprezzo il senso di dire pensiamo a un festival che sia dopo il Covid, però noi il Covid lo dobbiamo battere sanitariamente. Dal punto di vista della salute dobbiamo sconfiggerlo senza pietà, diciamo così. Però quello che ci ha insegnato questa storia tremenda dobbiamo portarlo con noi. Anche nel Festival ci saranno degli appuntamenti, in particolare un piccolo ciclo al quale sto pensando, nel quale sarà tutt'altro che una resa, anzi sarà semmai una resa dei conti con il Covid, ma è una cosa che noi non possiamo mettere tra parentesi, non dovremo mettere tra parentesi, dovremo capire cosa ci ha detto. Cosa ci ha detto di importante e positivo se noi riusciremo a mantenere un po' di quella coesione, di quella forza collettiva che abbiamo avuto soprattutto in primavera, qualcosa di positivo. E quello che ci ha detto in negativo, il dramma che è stato, la strage che comporta, ma anche le carenze, le mancanze che ha portato alla luce così violentemente, così ferocemente. Per cui dovremo battere il Covid. Senza se e senza ma, dobbiamo battere il Covid, però dobbiamo anche imparare qualcosa da quello che stiamo vivendo, non rimuoverlo semplicemente, anche se spero che non avremo più in testa la malattia quando il virus, quando ci vedremo a giugno. Ecco, il Covid in questo periodo, in questo anno, ci ha portato via un po' di cultura o ci ha fatto avvicinare un po' alla cultura? Si sente parlare di questa sete, fame di teatri, di cinema, di musica, o ce l'ha fatta riscoprire magari all'interno delle nostre case con i device, con i libri, dal suo punto di vista così osservatore, quasi tecnico, come possiamo leggere questa cosa? Nel modo ambiguo che lei accennava, ha colto un punto secondo me molto interessante. In questo periodo mi sto occupando anche del Centro per il Libro, presto abbandonerò tra l'altro Radio 3, mi occuperò con più tempo di questo Centro per il Libro e la Lettura, che è un'istituzione che appunto dovrebbe analizzare intanto e intervenire su questi processi culturali. E molto bene lei accennava a un'ambiguità di quello che abbiamo vissuto in questo periodo. Allora, sicuramente i teatri, i cinema,
ci sono mancati, sicuramente spero che siano mancati e ho l'impressione che effettivamente l'assenza, la chiusura, la distanza, come spesso accade, il divieto ha reso più attraente qualcosa che prima c'era e che diciamo non sempre, non, italiani non siamo in cima alle graduatorie, per esempio del teatro, il cinema insomma è ancora un consumo diffuso, ma il teatro è un'esperienza magnifica, forse devo essere sincero, la più alta esperienza spettacolare che si può fare, non era un luogo molto frequentato, può essere come i concerti che hanno ovviamente un altro pubblico. Sicuramente è successo questo, un meccanismo psicologico elementare, come sa chiunque ha per casa in casa un bambino e mi dicono anche un cane, vi è di una cosa diventa la cosa più attraente, impedisci una cosa, ti allontani da quel desiderio, quell'oggetto, il tuo desiderio, come il desiderio d'amore, no? Sì, si moltiplica. Qualcosa del genere è successo. È pure vero, però, che noi abbiamo sostituito nel bene e nel male, cioè abbiamo sostituito un po' per disperazione, abbiamo sostituito quelle esperienze con delle esperienze come quella che stiamo facendo io e lei, di conversazione a distanza, di lezioni a distanza, ma anche di spettacoli a distanza, di cinema che dalla grande sala è passato alle piattaforme domestiche, con grande successo delle serie televisive, delle serie, queste che le nuove piattaforme ci propongono. Quindi c'è stato sicuramente un'assenza e forse un desiderio, sicuramente una sostituzione, almeno in parte. Cosa accadrà poi? Quanto di questa esperienza porteremo con noi? Quanto di torneremo al cinema o ci accontenteremo di Netflix o Prime Video? Abbiamo imparato a vedere fin là, io ho imparato a vedere fin là, il teatro è il più difficile. Ecco, cosa accadrà dopo? Questo è un interrogativo molto interessante e anche molto importante per il futuro della cultura, che per me è il futuro del nostro paese. Sicuramente noi abbiamo fatto una grande esperienza di accesso alla cultura in questi mesi. Abbiamo capito, tanti di noi, che l'informazione è molto diffusa anche in rete, magari è gratuita, e quello è un problema naturalmente per il futuro dei giornali, e magari non è di qualità, diciamo, garantita come sono o dovrebbero essere o erano, diciamo, i giornali. Sicuramente abbiamo visto che tante esperienze si possono fare in rete. Io penso che è come se noi avessimo accumulato un capitale privato, no? Un po' come i depositi in banca che sembra siano cresciuti per quelli che naturalmente non hanno pagato il prezzo della pandemia, il prezzo anche economico della pandemia. Un po' come in quel campo là, si tratta di vedere questo piccolo capitale culturale che noi in questi mesi abbiamo accumulato vedendo molti film per conto nostro, leggendo magari giornali online, vedendo presentazioni in rete. Noi stiamo facendo una serie con Fano, una versione digitale di Passaggi, per esempio, e sta avendo molto successo. Ecco, cosa accadrà? Diventeranno un tesoro che, come appunto per i risparmi privati, spenderemo sulla piazza pubblica, o abbiamo imparato a stare da soli in casa, a vederci per conto nostro un film su uno schermo più piccolo di quello del cinema e ci accontenteremo di questo? Questa è una delle tante domande che ci porteremo con noi ed è anche una delle tante dimostrazioni che non sarà facile, anche quando saremo felicemente vaccinati o fuori, non sarà facile mettere tra parentesi quello che è accaduto. Ci saranno delle conseguenze, buone, cattive, interessanti, deprimenti, che cambieranno il nostro paesaggio. Bene, direttore, io la ringrazio per questi spunti interessantissimi di riflessione che ci ha fornito, quindi ci rivedremo a Festival di Mi Passaggi, questo sicuro. permetta di ricordare che appunto c'è un passaggio digitale con il quale abbiamo cercato proprio di sostituire un po' di queste esperienze e anche di proporre in una piattaforma come il web, la rete, lo schermo del computer, anche qualcosa di qualità. Abbiamo già fatto un paio di presentazioni con libri importanti come quello di Barzini sulla sua famiglia, di Andrea Barzini e quello di Lia Tagliacozzo sulla sua famiglia, due appuntamenti un po' legati al tema della memoria, soprattutto della memoria degli anni della Seconda Guerra Mondiale e della persecuzione degli ebrei della Shoah. Adesso avremo un programma di tre eventi, uno su Dante al 19 marzo, che è il 700° anniversario della morte, ma un libro bellissimo, un libro di viaggi in Italia nei luoghi danteschi, è veramente un piccolo capolavoro. Libro di Giulio Ferroni. Poi il 23 aprile presenteremo un libro sulla Resistenza, sull'Italia di quegli anni, in coincidenza un po' della data del 25 aprile. Poi il 13 maggio chiuderemo con Ezio Mauro, l'ex direttore di Repubblica, uno dei maggiori saggisti italiani, questo piccolo ciclo digitale che cerca appunto di intervenire sulla trasformazione in corso, e naturalmente noi però lo vediamo soprattutto come un'introduzione per l'edizione estiva all'aperto
di Fano che desidero come un tempo desideravo visitare le isole perdute nell'oceano, no? Cioè la distanza ha, come vedi, appunto amplificato il mio desiderio. Va bene, ci rivedremo a passaggi allora, direttore. Grazie, arrivederci. Arrivederci.